A 2 anni e 2 mesi dal tragico evento alluvionale che devastò parte della provincia anconetana e pesarese il 15 settembre 2022, la gestione della calamità naturale è tornata ieri in Consiglio regionale con il presidente Acquaroli e l'assessore Aguzzi che hanno fatto il punto sugli interventi messi a terra. A partire dai 430 milioni di euro stanziati, con 175 in risposta a oltre 2.600 richieste di assistenza e ripristini. Una situazione emergenziale non priva di dibattito politico, soprattutto nei criteri di riparti di risorse. Emblematico ad esempio lo stanziamento di 12 milioni a Pergola contro i 2 a Cantiano, contestati dal centrosinistra. Proprio il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, interviene in merito ad una serie di questioni. La prima considerazione è sul metodo. Ecco, gran parte della discussione di stamani e dei motivi per cui abbiamo ritenuto di non presenziare fisicamente è stata legata a una contrapposizione ideologica, ecco, di appartenenze politiche piuttosto che entrare nel merito delle questioni. La seconda è sul merito. Ci saremmo appunto aspettati che oggi, al di là appunto delle contrapposizioni ideologiche, si desse risposta rispetto a alcune questioni pratiche, alcuni dubbi, alcune proposte, richieste che abbiamo avanzato in questi 2 anni di azione amministrativa. A partire per esempio dai criteri e le modalità di riparto dei fondi alla base del piano del commissario, questo piano di 110 milioni di euro che individua delle priorità di intervento e attribuisce dei fondi in maniera completamente diversa tra comuni limitrofi che hanno dei danni spesso inversamente proporzionati al contributo assegnato. Avremmo voluto capire perché questa diversità di trattamento con l'Emilia-Romagna rispetto alle percentuali di ristoro a privati cittadini, prime case 80%, seconde case 50%, limiti di ristoro alle nostre attività d'impresa. Avremmo voluto capire, ecco, perché si è tardato o perché non si riesce a mettere mano a quel supporto tecnico-amministrativo che chiediamo ormai 2 anni per affiancare le strutture amministrative, tecniche di piccoli comuni che si trovano a dover gestire oltre l'ordinario un'emergenza di questo tipo. Avremmo voluto capire perché stesse problematiche sullo smaltimento dei rifiuti, sulla ricostruzione delle strade, dei ponti, vengono trattate in maniera diversa tra comuni limitrofi, sul perché vengono utilizzate le procedure di emergenza-urgenza in maniera più intensa in alcune zone e minoritaria in altre, sul perché i nostri beni monumentali, il ponte romano, la chiesa collegiata, sono rimasti indietro rispetto ad altre procedure di ristoro e di ristrutturazione di beni analoghi. Ecco, queste le risposte che ci saremmo aspettati nel merito appunto delle questioni, al di là delle ideologie e delle appartenenze.